siamo ad Avella, Anfiteatro Romano, con il maestro Iginio Massari, che è membro del comitato tecnico scientifico di questo bellissimo premio Artis Suavitas. Maestro, quanto è importante partecipare a premi come questo? È un onore perché poi bisogna meritarselo anche dopo, non solo quando si prende, per il semplice motivo che spiega che cos'è la cultura e cosa sono i valori delle persone, non solo del nostro paese ma del mondo intero. Maestro, lei è attivissimo con tanti progetti, quali sono gli ultimi su cui è coinvolto? Sono tanti e infiniti di progetti. Abbiamo probabilmente una grande collaborazione con la Cina e con l'India. Apriremo... L'Italia non bastava più. Non è abbastanza grande. Quando si va a cercare il cielo da un'altra parte vuol dire che l'erba del tuo paese magari è un po' bassa e fai fatica a avere il cielo. Questo qua è quello che succede. Ma però posso dire che bisogna avere una visione molto grande delle cose. Cosa vuoi fare? Per quale motivo? Dove vuoi raggiungere? Devi farti un sacco di domande per arrivare a un obiettivo che sia concreto. È quello che sto cercando di fare con l'aiuto dei miei figli che portano in alto il nostro nome. La pasticceria, qual è lo stato dell'arte? No? Si parla di pasticceria moderna, a volte si rincorre la tradizione. Qual è la realtà? Allora, vorrei dire che la pasticceria tradizionale è giusto che ci sia, però vorrei ricordare che noi mangiamo il nostro presente, non mangiamo il nostro passato. Chi è vincolato alle tradizioni a livello viscerale non fa dei grandi passi, rimarrà nella sua conca. Cioè, non possiamo pensare, il mondo è grande e la pasticceria non deve essere solo legata a un piccolo territorio, ma deve avere un valore internazionale per conquistare il mondo. Se no farai il pasticcere dal tuo oratorio lì vicino. Siamo in Campania, terra appunto di dolci straordinari. Quindi appunto in Campania cosa ci dica qualcosa sulla qual è il suo dolce preferito, che cosa si potrebbe innovare? Di prodotti ce ne sono tanti. Mi piace la sfogliatella napoletana, però quale? È fatta con lo struzzo, ma con lo struzzo rimane legata sul territorio. Dovrebbe essere fatta col burro e c'è un collega che fa parte di Apei, Marigliano, che lui le fa col burro e sono molto buone e sono molto belle. Allora lui si è evoluto perché fa mangiare alla gente il dolce del momento, il prodotto del momento. Quelli che la fanno solo con lo strutto serviranno il territorio napoletano, è appunto quello che vi stavo dicendo prima. Un'ultima battuta, il dolce del futuro, come se lo immagina? Fossi capace di capire che cos'è il dolce del futuro, sarei un mago. Perciò le posso dire che col futuro direi che giocherei a Superenalotto.